Prendo l'occasione per illustrare questo ordine del giorno per premettere che c'è una specie di filo comune che caratterizza l'azione di questo governo, anzi la non azione di questo governo, che si caratterizza appunto per il suo alto grado di indecisionismo e di inerzia e che ha dei risvolti concreti in qualsiasi ambito agisca e che sono sempre gli stessi, cioè quello di gravare sui cittadini, vuoi con nuove tasse, nuove accise, nuovi adempimenti, sui più deboli, sulla parte più debole della popolazione, sulla parte più indifesa. E qui si ripete, siamo in un altro ambito, ma anche qui l'incapacità di affrontare un problema che è quello del sovraffollamento carcerario, che è un problema di dimensioni molto limitate se guardato relativamente agli altri paesi europei, perché abbiamo la più bassa popolazione carceraria d'Europa in relazione alla popolazione, abbiamo una popolazione carceraria che è un decimo in rapporto alla popolazione di quella americana, quindi un problema relativamente semplice, non si riesce a risolvere se non liberando delinquenti e quindi agendo sulla deflazione della popolazione carceraria che, come ripeto, è già ridotta. Noi le nostre proposte le abbiamo già fatte, non sono mai state raccolte e qui ci troviamo all'ennesimo indulto mascherato, all'ennesimo svuota carceri che, come detto, fa ricadere le conseguenze negative sulla parte più indifesa e inerme della popolazione. Nella fattispecie dell'ordine del giorno che ho proposto, e pongo una questione che è di carattere organizzativo e quindi di conseguenza anche economico, e cioè con la stabilizzazione del provvedimento Severino, che appunto prevedeva la detenzione domiciliare degli ultimi 18 mesi di carcerazione per i detenuti, si crea evidentemente un problema di ordine pubblico, perché ci saranno molti più delinquenti ai domiciliari che vanno sorvegliati per la gravità, per il pericolo che rappresentano per la comunità, e questo indubbiamente andrà a gravare su un organico della Polizia di Stato che sappiamo essere già sottodimensionato rispetto a quanto previsto alla situazione attuale. Quindi chiediamo che come minimo si ripristini l'organico della Polizia secondo gli standard che sono minimi necessari, che sono richiesti, e che anzi si preveda un loro incremento proprio in conseguenza di queste disposizioni che ne aggravano i compiti e ne aumentano la necessità di una loro disponibilità fisica sul territorio. Grazie. La ringrazio, pongo in votazione.